vince il premio per le politiche di gestione, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali il MUSE, Museo della Scienza di Trento, con il progetto Attività e modelli di gestione per il MUSE, Museo della Scienza di Trento. Invito qui sul palco il direttore del museo, Michele Lanzinger. Allora, leggiamo le motivazioni che hanno portato alla scelta del vostro progetto. Il nuovo Museo delle Scienze di Trento, oltre ad essere una struttura scientifico-culturale innovativa e di livello internazionale, per qualità del progetto architettonico e museologico, per standard di gestione e di funzionamento, per qualificazione dell'offerta e ampiezza del coinvolgimento della comunità locale, rappresenta una leva per la generazione di impatti economici diretti e indiretti sul territorio, in grado di attrarre risorse umane e finanziarie, di aumentare i flussi turistici e di costituire un punto di riferimento per il mondo scientifico e per il più ampio pubblico nazionale e internazionale. Non è finita. Il museo è ad oggi sicuramente una scelta vincente di un'amministrazione lungimirante che ha saputo arricchire il proprio territorio investendo nella valorizzazione di elementi immateriali quali la cultura e la conoscenza. Siamo onorati che abbia voluto consegnare questo nostro primo premio proprio il sindaco di Roma Capitale, Ignazio Marino. Prego, sindaco. Grazie di nuovo, sindaco. Direttore, vuole dire qualcosa? Sì, ragazzi, riprendetelo dopo averlo dato, perché mi sembra abbastanza impegnativo. E grazie per questi 3 minuti che tenterò di rispettare. Noi nasciamo come museo naturalistico, i naturalisti, sapete, si sono innamorati di Darwin. Quindi noi sappiamo cosa vuol dire evoluzione. Evoluzione vuol dire non perdere il colpo di un mondo che comunque cambia. Quindi se tu non cambi, il mondo ti lascia indietro. E quindi per non farci selezionare, da una ventina d'anni che abbiamo cominciato a inventare un nostro nuovo modo di essere di museo scientifico. E questo l'abbiamo fatto fortemente dialogando con la nostra comunità. Quindi quando ci è stata data la possibilità di inventare un nuovo museo scientifico, lassù sulle montagne a Trento eravamo in mezzo a una città, un museo naturalistico tradizionale, ma ci siamo spostati nell'ambito di un progetto di riqualificazione urbana, era chiaro che dovevamo inventare qualcosa di nuovo. E quindi l'idea, che però è nata davvero attraverso un meccanismo partecipativo, è stato quello di mantenere questo, usiamo questa parola, questo asset, il valore della natura, che per noi è molto importante, sia conservazione della biodiversità, dei paesaggi e quindi il rapporto di fatto con noi, con il nostro territorio, la presenza dell'uomo e della natura. La dimensione scientifico-tecnologica, noi sappiamo quanto abbiamo bisogno di cultura scientifica per essere anche competitivi, per poter preparare le nostre nuove generazioni a saper interagire con un mondo che ha a che fare sempre di più con la dimensione tecnologica. Ma come far mettere assieme queste due cose? Evidentemente che il nostro futuro deve saper mettere assieme e far vivere virtuosamente la dimensione naturale, i paesaggi, la natura, la dimensione tecnologica, ma questo si chiama futuro sostenibile, futuro durevole, si chiama sostenibilità. E questo è stato il percorso che abbiamo realizzato in questi anni. Uno studio di fattibilità innanzitutto, e lo stiamo mantenendo. Nel 2003 abbiamo definito che avremmo avuto dei costi di gestione e adesso indicizzati sono quelli. Abbiamo definito degli spazi quando abbiamo lavorato con l'architetto Piano. Lui ha detto grazie che avete già preparato tutta la lista dei spazi, perché adesso un po' come il Meccano, come il Lego possiamo costruire questo museo. Nella costruzione del percorso abbiamo raccolto appunto costantemente l'indicazione, abbiamo fatto la valutazione preliminare attraverso esperienze, mostre, vedevamo la reazione dei nostri cittadini visitatori. Adesso noi siamo a 10 mesi dall'inaugurazione, stiamo raggiungendo i 500.000 visitatori. Quindi è un qualcosa di più di una luna di miele, incomincia a essere un matrimonio ben riuscito, tutto sommato, e riusciamo quindi a portare avanti un rapporto anche di occupazione e di futuro. Grazie mille. Grazie.